Quali sono stati i tuoi suggerimenti alla sceneggiatura? Sappiamo che hai lavorato appunto in questo senso insieme alla scrittrice. Guarda, come regista ovviamente io doveva, insomma, parlando con l'autrice del libro, con Daniele, era dirle: guarda, io queste cose so farle molto bene, queste altre cose io penso che sono molto, molto forte emozionalmente, o queste altre sono visivamente, hanno una forza che ti commuove, no? A volte è meglio che il personaggio non dica niente, perché uno sguardo ti riporta molto di più che delle parole. Questo lo dico nel senso che lei ha scritto un libro, però qui stiamo parlando di un cinema. Sì che insomma, mi ha trovato benissimo con lei, ci abbiamo divertito tantissimo e forse insomma, di quel lavoro insieme abbiamo riuscito a portare un libro, un'opera letteraria alle schermo e riuscirsi a farlo bene, insomma, di una forma commovente che non dice oh, non ha riuscito il libro. No, penso che il libro è bellissimo, molto divertente e penso allo stesso tempo che nel film almeno noi siamo molto contenti di come è andato questa trasposizione cinematografica. Ci sono state e quali sono state in tal caso difficoltà dal punto di vista della regia? Guarda, difficoltà dal punto di vista della regia, io direi più che difficoltà ci sono delle sfide. Ci sono delle sfide, sempre lavorare con attori, però è stato super fortunato perché ho lavorato con Claudia Gerini, che è una bravissima Una attrice professionista. e una eccellente professionale che ha aiutato tantissimo. A Chiara Martegiani, che è una bravissima attrice, una nuova generazione di attore con Alessandro Sperduti, insomma, ha avuto la fortuna di avere bravissimi attori in più che tra loro si è creato questa energia bellissima che ci ha permesso di lavorare molto rilassati e approfittarsi l'uno dell'altro, sai, come rendersi conto che dove lì non arrivava uno stava l'altro per aiutarti, sì che veramente quello è stato bellissimo. Sì che insomma, sono state sfide che comunque ci hanno aiutato ad andare avanti. E la unica che non ci abbiamo potuto aiutare era il tempo, che era bruttissimo, sta piovendo tutti i giorni. Che per fortuna non si vede nel film, l'avevo mascherato bene. Vieni già da un grande successo cinematografico. Ti ha cambiato nel tuo approccio al cinema o alla regia? No, la verità è che non cambia, a me almeno non ha cambiato niente. Non so se perché sono spagnolo e avendo avuto un grande successo in Italia, che comunque è in Spagna, non è stato quel successo perché il film non si è stato in Spagna. Io è sido un po' come estraneo a questo fenomeno, sì che non mi ha cambiato niente, so che hai fatto un film, mio opera prima, che ha funzionato benissimo, che la gente è andata a vederlo, e io ho rimasto lo stesso di prima, che penso che è bellissimo, così non c'è niente strano, sono la stessa persona, molto felice. Ai due protagonisti vorrei chiedere invece qual è stata la loro impressione e quali sono state le scene più difficili da girare, perché Chiara soprattutto è stato l'esordio da protagonista, quindi Sì. vorrei sapere le tue preoccupazioni. Beh, preoccupazioni ce n'erano tante perché il personaggio era molto complesso e soprattutto raccontare una tragedia così, per me che non l'avevo vissuta, è stato forte. E, le scene più difficili, quelle che diciamo un po' più drammatiche, alla fine ero talmente concentrata, c'era anche molta tensione, quindi sono venute abbastanza facili. È stato più difficile forse fare il bagno a febbraio, mi faceva tanto freddo, dovevo fingere che invece fossi alle Maldive, no? Quindi complessivamente devo dire che è filato abbastanza tutto liscio, ecco. E per Alessandro invece? Per me le scene più difficili. Beh, Bella scena d'amore, no? sì, comunque vabbè, la scena d'amore è stata, insomma, c'era un Come te la sei certo. cavata con la scena Vabbè, dai, intima? penso bene, no? Ecco, Abbiamo l'importante messo è della bella che musica. c'era una musica proprio fantasia, ideale per la Che ti ha scena. facilitato le cose. No, sì, insomma, no, è stato divertente girarla, molto molto piacevole comunque, anche quello, cioè, una parte del Ebbene, gioco è onesto. anche quella. E poi anche la scena, insomma, della litigata che c'è abbastanza accorata, diciamo, abbastanza di toni alti, è stata una bella esperienza molto molto profonda e molto intensa. Ok, è tutto. Complimenti e Grazie. 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 Grazie.